questo motivo. C'è il parassita del legno che si chiama Boston. Il plastico attacca anche il legno. Tu rimetti a fare un modello, io ho parlato con c'è stata anche un'offerta dell'Austria. No, no, allora, noi lo gestiamo così, adesso alle 5 e mezza c'è una riunione in prefettura. Sì. Abbiamo dato in Italia con l'Università di Padova e il Dipartimento è stato abbiamo una conversione con Copernico per stimare la poi l'Università di Padova fa un'analisi sulla quantificazione dei danni. E la gestione ovviamente abbiamo chiesto una serie di deroghe dell'ordinanza, certo. È assolutamente impossibile fare alternativamente. Abbiamo preso contatto con l'ente pagatore AVEPA della regione per gestire economicamente la questione e abbiamo preso contatto con i consorzi, Federlegno, consorzio Legno Veneto, eccetera. Ovviamente vogliamo dare priorità agli aziende locali, certo, perché oltre a questa bastonata qua non possiamo anche far chiudere se arriva una multinazionale che compra un po' e si chiudono. Certo. Priorità alle aziende locali. Questo passaggio ci tengo particolarmente perché è importante. Ma quanto ci vorrà? Noi siamo. Dobbiamo fare presto. Possiamo darci tu? Sì, certo, ti ho già dato da tu. Andrea, lui ha la macchina noi. Sì, salga davanti a te, assolutamente. Io mi metto appena dietro. Credo che torniamo alla sala, diciamo, operativa.